Varese, l'Ordine di Architetti ha deciso di realizzare una serie di commissioni di studio, tra cui la Commissione Sostenibilità lo scorso anno. Io sono la coordinatrice di questa commissione che ha raccolto tra tutti gli iscritti all'Ordine e non solo, circa 25 persone che durante un anno si sono ritrovate per parlare di sostenibilità. Siamo stati molto fortunati perché abbiamo una guida autorevole, il professor Deepak Rajapant, che è un famosissimo esperto di economia sostenibile a livello internazionale, che ci onora della sua presenza e che ci ha seguito in questo anno di lavoro e di studio sul territorio. L'idea nostra era quella di realizzare un laboratorio di idee, un incubatore che potesse consentire a questo gruppo di ricercatori e di volontari di studiare idee innovative per il territorio in cui viviamo. Oggi siamo qui a Gallarate, all'Istituto Falcone, perché abbiamo avuto un invito molto interessante da parte della preside Marina Bianchi, che ha voluto portare il tema della sostenibilità nella sua scuola e quindi professor Deepak Pant è venuto a tenere questa conferenza per trasferire le informazioni e il sapere della sostenibilità agli alunni dell'istituto. Sono proprio contento di poter partecipare e dare il mio contributo a questo piccolo progetto volontario di formazione e di trasmissione della cultura della sostenibilità tra architetti, esperti urbanisti, pianificatori e i giovani della scuola superiore. Questa camminabilità è un bandolo della matassa. Se si punta sulla camminabilità, questo schiude una serie di altre realtà. Prima di tutto crea la coesione sociale. Più la gente cammina, più ci si incontra, più ci sono momenti di convivialità, più ci si rinfresca di ricordi. E questo aiuta coesione sociale e mescolamento intergenerazionale delle persone di tutte le età che si muovono all'aria. L'altra cosa è camminabilità porta alla luce molti angoli nascosti delle belle cose, bei angoli, belli bivacchi, moltissime zone che sono trascurate vengono a galla. Oltre a questo, camminabilità fa anche risparmiare la bolletta della salute. Più gente cammina a tutte le età, più ha la possibilità di prevenire moltissime malattie, soprattutto quelle di carattere metaboliche o degenerative di una certa età. Ecco, io questa cosa ai giovani dico, camminare o biciclettare non significa essere contro automobili. Per questo motivo abbiamo scelto di trasferire tutto questo sapere, queste nostre conoscenze all'interno di un video e grazie all'aiuto dell'attuale preside Vito Ilacqua che dirige questo istituto abbiamo nel corso della fine del 2019 organizzato nelle 200 ore di alternanza scuola-lavoro della quinta A del suo istituto organizzato questo video che vogliamo donare non soltanto all'istituto ma anche a tutte quelle scuole e a tutti quei giovani che possono essere interessati a capire i valori della sostenibilità nella mobilità dolce. Il passato è fotografabile, ma il futuro è solo disegnabile. I migliori disegnatori di architetti, progettisti, chi sono sarebbero? Nessuno. Allora questa è stata l'idea di base. Il futuro si disegna, il passato si fotografa. Questa è una narrazione postdatata di futuro attraverso disegni. Quindi cosa che potrebbe essere questa città tra qualche anno? Come potrebbe migliorare? Abbiamo avuto questa idea insieme di creare un disegno del futuro. E di un guardare oltre, di in qualche modo quello plausibile e bello possibile nel nostro territorio. E da questa idea di base che nasce questo progetto di provare il terra di cuore.
interventi di sostenibilità presentati riguardano il territorio di Varese, contraddistinto dalla presenza di terreni quaternari, testimonianti le glaciazioni e gli eventi di dinamica geomorfologica successivi che ne hanno modellato il territorio portando a conformazione attuale. Uno strumento per poter comprendere le caratteristiche geologiche di un territorio è rappresentato dalla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, nel quale con diverse carte tematiche vengono indicate le peculiarità dello stesso. Oltre alle caratteristiche geologiche, vengono indicate tra l'altro anche quelle idrogeologiche, cioè ad esempio la permeabilità, cioè la capacità dei terreni di farsi attraversare dall'acqua, la quota e la direzione dell'asfalto, nonché le opere di captazione ed uso idropotabile. L'identificazione di zone o comportamento omogeneo consente poi di redigere la carta di fattibilità per le azioni di piano, una carta della pericolosità nella quale ci sono indicazioni sull'utilizzo e sulle destinazioni del territorio. La progressiva impermeabilizzazione del suolo e i cambiamenti climatici hanno evidenziato negli ultimi anni le forti criticità legate alla raccolta e smaltimento delle acque provenienti dalle urbanizzate, particolarmente in corrispondenza di precipitazioni brevi intense sempre più frequenti. Degli interventi di sostenibilità anche per quello che riguarda la circolazione stradale pedonale e ciclabile si possono sfruttare le opportunità presentate dalla legislazione in merito a quello che viene chiamato invarianza idraulica e idrologica, cioè il principio secondo il quale il volume e le portate delle acque raccolte dalle aree urbanizzate scaricate dai ricettori naturali artificiali a valle non sono maggiori di quelli persistenti all'urbanizzazione. Le trasformazioni della mobilità con la conoscenza delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche, in particolare con prove di permeabilità in situ, consentono di utilizzare interventi di invarianza idraulica, quale bioswale, trincee drenanti, rain garden e pavimentazione drenanti, che utilizzano vegetazione e area verde, che oltre a migliorare il drenaggio, danno una naturalità a zone fortemente antropizzate, impedendo tra l'altro che si verifichino crolli, cedimenti o dissesti in superficie. Queste opere andranno a integrarsi col piano urbano gestione sottoservizi e sottosuolo del comune. Fondamento del nostro pensiero è che la città è di tutti e deve essere per tutti. L'articolo 3 della Costituzione italiana dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È necessario ripensare la città con un approccio curioso e aperto alle diversità, tramite la sensibilizzazione della comunità e la sperimentazione di modelli urbani aperti ed inclusivi. Le barriere architettoniche impediscono la fruibilità degli spazi a diverse categorie di individui e non solo al disabile motorio come inteso dall'immaginario collettivo. Basti pensare a una mamma con il passeggino, a una persona temporaneamente disabile o a un anziano con difficoltà deambulatorie o a un disabile psichico o sensoriale. Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di vivere in autonomia la propria disabilità, qualunque essa sia. Abbiamo individuato un percorso, il tratto tra la stazione delle Ferrovie dello Stato e i Giardini Estensi. Abbiamo percorso il tragitto accompagnati da Fabrizio e della sua sedia a ruote per l'occasione corredata da propulsore elettrico. Grazie a lui abbiamo potuto elaborare una mappa degli ostacoli presenti sia sugli spazi pubblici che su quelli privati aperti al pubblico, allo scopo di segnalare e proporre soluzioni progettuali per la progressiva rimozione degli ostacoli. Introdurre una segnaletica con un simbolo accattivante per identificare negli spazi pubblici e privati resi completamente accessibili. Parallelamente ci stiamo occupando di mappare l'area individuata nell'applicazione WheelMap, una mappa online mondiale che serve ad aiutare le persone su sedie a ruote a pianificare le proprie giornate in modo semplice e in autonomia. Cos'è la disabilità motoria? Cos'è veramente all'interno del quotidiano di una città la disabilità motoria?
In tanti anni ho capito che sono un'infrastruttura legata a tante ad altre infrastrutture, che se adeguate possono azzerarlo, senza influire tra l'altro sul vivere comune della città. Una persona in carrozzina che non riesce a scendere dalla macchina per via di un parcheggio troppo stretto è un disabile. Un gradino per una persona in carrozzina è al pari di un muro insormontabile per un normodotato, il quale lo renderebbe a sua volta disabile. Tutti questi impedimenti infrastrutturali spesso portano a chiuderci a casa o dover uscire accompagnati, aumentando così luoghi comuni e muri sociali, quando basterebbero solo poche accortezze per creare un mondo a misura di essere umano, a prescindere dalla sua condizione fisica e altro. Wheelmap, come diceva Sara, è una mappa mondiale online per trovare e segnalare i luoghi accessibili in sedia a rotelle. E nasce per pianificare in modo semplice il proprio percorso. Quanti prima di andare in un locale o in un bar cercano se si mangia bene o il rapporto qualità-prezzo? Ecco, Wheelmap aggiunge un valore, ci dice se quel luogo è accessibile o no. In modo intuitivo e semplice, con un sistema semaforico, verde se il locale è completamente accessibile, arancione se è parzialmente accessibile o rosso se non è accessibile. Abbiamo pensato di provare l'applicazione su Varese, come diceva Sara, sul percorso tra la stazione delle Ferrovie dello Stato fino al comune di Varese. Quel museo chiamato città parte da un'esigenza, cioè l'esigenza di cogliere al pieno l'esperienza di essere cittadini all'interno della città. Tutto parte da un lavoro di un collettivo che si chiama Varese Microvalorizzazione del Quotidiano, che hanno un occhio molto sensibile sulla città, che si muove in maniera lenta, che la esplora e cogliamo la nostra città come un luogo pieno di luoghi significativi, interessanti, un luogo pregno di significati per noi. Ma parlando con i nostri amici non è per tutti così. Quindi la nostra esigenza era creare degli occhiali, creare uno strumento che consentisse a tutti di vedere la città con sensibilità, perché lo diceva anche Louis Mumford, la città è un museo. E siamo partiti sia da una base di punti che poi sono stati categorizzati, quindi capire diciamo i diversi livelli di beni che possiamo trovare nella città, diversi layer, no, che permettono poi di visitare sia al visitatore che al cittadino la città. Dall'altra parte invece abbiamo fatto uno studio molto approfondito su come veniva usata la città, cioè i modi d'uso, che sono l'andare a piedi, l'andare in bicicletta, che su tu sia uno sportivo o meno, e andare in bus. Questi tre modi d'uso della città hanno creato tre musei. Quel museo chiamato città ad oggi è uno strumento. È uno strumento che si appoggia a Google Map, però il nostro strumento è uno strumento che scurisce i dati di Google Map, per cui trovandosi all'interno del centro storico di Varese e accendendo il nostro livello di quel museo chiamato città, essendo a piedi, si accende il livello a piedi e una macchia nera andrà a definire le stanze del mio museo. E sta a me allora accendere i livelli di consapevolezza che mi interessano. Mi interessano i murales della città o l'arte figurativa. Accenderò e andrò a fare un giro per le mie stanze del museo guardando gli affreschi cinquecenteschi della città, le poesie urbane che ci sono su alcune edicole. Attraverso audioguide, podcast, reportage fotografici, si cerca di far entrare nella città fin da subito, caricandolo di senso perché si è all'interno di un museo. Quindi le persone, da oggi in poi, speriamo, utilizzando quel museo chiamato città, potranno andare a piedi non pensando che palle, ma pensando wow, che bella la mia città. Thank you.
Partendo dall'osservazione del territorio, dei percorsi e dei collegamenti esistenti in città, abbiamo sviluppato un'analisi volta a valutare la situazione esistente, a proporre idee e suggerimenti e spunti mirati alla valorizzazione in chiave sostenibile della città. Filo conduttore e tema trainante è la città a misura d'uomo, che si traduce nell'individuare i percorsi più adatti che pur nell'efficienza dei collegamenti favoriscano la mobilità lenta e la camminabilità. Questo tipo di mobilità favorisce i rapporti di vicinato ed è un vantaggio per il nostro benessere e la nostra salute. Presupposto fondamentale, ove possibile, è che i percorsi ciclabili non siano affiancati a quelli carrabili, in quanto questi due tipi di mobilità hanno velocità e caratteristiche diverse. La città di Varese è caratterizzata dalla presenza di un grande numero di parchi aperti al pubblico e la possibilità di attraversarli renderebbe maggiormente bella e apprezzabile proprio la mobilità ciclistica e pedonale. I tracciati all'interno di queste preziose risorse, di grande interesse paesaggistico e architettonico, potrebbero concretamente diventare una parte integrante del sistema della mobilità cittadina. Il nostro studio sulla città di Varese è partito dall'esplorazione di un parco, che è quello di Villa Torelli Milius, le cui origini risalgono al XVIII secolo e che si trova proprio al centro della città di Varese. Si è esplorata la permeabilità del parco di Villa Milius dai vari accessi esistenti, da Via Fiume e da Via Veronese, e la praticabilità dei percorsi esistenti, rilevando una piena e sostenibile adattabilità del parco quale possibile attraversamento ciclopedonale di connessione tra Viale Aguggiari, Zona Brunella, Scuola Europea e Collegio De Filippi. Ovviamente la possibilità di utilizzare i giardini pubblici e le aree verdi come tessuto connettivo implica il ripensare anche la viabilità esistente, prevedendo l'abbassamento della velocità a 30 km all'ora e ricorrendo anche all'eliminazione del parcheggi lungo la carreggiata per creare spazi idonei per la mobilità lenta, disincentivando quindi quella carrabile. Auspichiamo che questo nostro lavoro possa realmente gettare le basi per aprire una riflessione nella ricerca di soluzioni condivise per migliorare la città e la vita dei suoi abitanti. Bisogna quindi orientare la progettazione anche della tutela, in questo caso tutela idrologico-idraulica, con degli interventi che abbiano un obiettivo multiplo il più possibile. Prevarrà sempre un obiettivo, in questo caso quello della regimazione delle acque, dell'abbattimento del picco di portata, del ritardo nei deflussi, ma non possiamo pensare di sprecare il territorio con dei buchi, perché la vasca di laminazione concettualmente è un buco dove l'acqua rimane per un certo periodo di tempo e poi viene rilasciata. In realtà il fondo di questa vasca sarà molto spesso umido, molto umido, e tenderà a mantenere questa umidità proprio perché è un invaso, quindi per sua natura concentra delle acque. Quindi mentre sul fondo difficilmente potremo fare qualcosa e quindi potrà essere semplicemente un'area naturale, gli spazi sulle scarpate invece rapidamente vengono asciugati. L'idea è quella di avere delle scarpate organizzate per poter accogliere della gente che si siede, che sta lì, e che ci sia un palco sul quale poter fare dei concerti. Una delle idee forti che volevo che venisse, che emergesse, è che essendoci una grande dotazione di parcheggi nell'intorno, perché siamo vicini allo stadio, di non sprecare ulteriore spazio per la creazione di parcheggi, ma invece dare un segno forte prevedendo una grandissima dotazione di parcheggi di stalli per le biciclette o per mezzi elettrici, eccetera. Questo a sottolineare l'idea che quest'area debba mantenersi in equilibrio con l'ambiente. Thank you.
un'ipotesi concettuale per Varese Città del Cuore ha come nucleo fondante la ristrutturazione e recupero funzionale della scuola Pellico. Sostenibilità a 360 gradi, soprattutto che si fonda su tre pilastri: ambientale, energetica e etico-morale. Ambientale, l'idea di poter vivere una scuola in un ambiente da elevato comfort indoor ed associarlo ad un elevato comfort outdoor, con percorsi pedonali ciclabili che si interscambia con le realtà già esistenti su Viale Ippodromo e su Viale Gugiari. Implementare e ripensare la percorribilità leggera dei due ampi viali con inserimento di aree protette a verde, in parte già esistenti. Recuperare e utilizzare al meglio il parco urbano annesso al paraghiaccio e al tennis club Le Bettole, con i suoi viali già interni esistenti, che attualmente purtroppo risultano sbarrati soprattutto sul Viale Ippodromo. Energetica, una serie di prescrizioni miranti a rendere il più possibile vivibile gli spazi confinati. Qualità dell'aria, assenza di VOC, recupero delle acque piovane, smaltimento differenziato dei rifiuti, gestione del fabbricato. I criteri minimi ambientali applicati per migliorare la qualità del vivere nelle scuole, negli uffici, nei luoghi di lavoro. Il terzo pilastro è etico-morale. Un edificio così performante non avrebbe significato se non inserito e contestualizzato una realtà sostenibile. Gli spazi esterni aperti verso i luoghi dell'abitare, dell'incontro, verso percorsi sicuri in cui i giovani studenti, i genitori possano muoversi consapevoli e far parte integrante di un luogo del vivere comune, da elevato standard qualitativo. Non un progetto per la sola città di Varese, ma un vero e proprio modello per l'intera provincia. La possibilità di creare un riferimento per generare in molte città il desiderio di aprirsi al cambiamento. Oggi è ormai consuetudine sentire parlare di smart city, di città intelligente, di green city o di città a misura d'uomo. Mai una città potrà essere a misura d'uomo, potrà essere fruibile dall'uomo. Vogliamo creare un modello ideale per generare città virtuose, per creare percorsi e itinerari che facciano scoprire la città e i suoi luoghi del vivere comune, creare opportunità di visibilità, del bello, dell'arte, dell'architettura, del paesaggio. La natura che entra nelle nostre città, la possibilità per camminare, per rigenerarsi e per ritrovare la semplicità di un incontro reale e non virtuale. Forse un progetto ambizioso, ma se riusciamo a trasmettere questo messaggio ai giovani che fruiscono degli spazi di una scuola nuova e confortevole, potrebbe essere l'inizio di una nuova visione della città, l'inizio di Varese Città del Cuore. Gli studenti trascorrono 200 giorni all'anno in classe dove frequentano lezioni, fanno verifiche e partecipano a lezioni di laboratorio. Tuttavia, il processo di crescita non è confinato all'interno delle mura scolastiche. Infatti prosegue all'esterno, in particolare nello spazio antistante l'ingresso, dove gli studenti attendono il suono della campanella al mattino e chiacchierano con i compagni a fine giornata. Questo spazio, che è spesso trascurato, ha un'importanza cruciale in quanto rappresenta il primo spazio della città che gli studenti sono liberi di esplorare. Essi devono sentirsi liberi di interagire tra loro senza preoccuparsi della sicurezza. Oggi davanti alla scuola Vidoletti c'è un parcheggio per automobili e in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita degli studenti possiamo vedere numerose automobili parcheggiate che rappresentano un potenziale pericolo per gli studenti. Inoltre, la presenza di un parcheggio per automobili toglie spazio per le infrastrutture e quei servizi per quegli utenti che vogliono spostarsi magari a piedi o in bicicletta. Infatti sono completamente mancanti dei marciapiedi, dei percorsi ciclabili di accesso alla scuola e un parcheggio per le biciclette adeguato. La mia proposta è quella di creare uno spazio filtro davanti alla scuola, dove le auto non possano entrare. Quest'area è caratterizzata da una pavimentazione delicata, da alberature e da sedute, dove gli studenti e i genitori possono interagire e incontrarsi a fine giornata. In questo modo l'esperienza dell'accompagnare i propri figli a scuola potrebbe acquistare molta più qualità rispetto a quella attuale, caratterizzata da auto in coda, smog e stress, dando la possibilità ai ragazzi di spostarsi in sicurezza scegliendo mezzi sostenibili a vantaggio per tutti, anche per chi necessariamente deve utilizzare l'automobile. Infatti, più persone vanno a piedi e in bicicletta, meno auto ci sono in strada. In Italia, un'automobile trasporta in media una persona 1,33.
Quindi una persona in più in bici significa un'auto in meno in coda al semaforo. Gli studenti che si recano in autonomia a scuola sviluppano un maggiore senso di responsabilità e conoscono meglio il territorio e la città che abitano e più facilmente se ne prenderanno cura. Questo è un punto di partenza per potersi immaginare una città del futuro più verde, più equa e più sostenibile. Che affronto è il collegamento tra della strada dal centro cittadino alle scuole. Il tema è la trasformazione della strada in luogo giardino. Se devo racchiudere il tema in tre assiomi, potrei dire: Varese ieri, città giardino. Varese oggi, città prettamente veicolare. Varese domani, come me ne immagino, soggiornare in strada. Le strade devono tornare ad essere spazio di vita e di incontro, di relazione tra le persone. Le vie cittadine possono e devono avere anche la funzione di soggiornabilità, proprio come le nostre abitazioni. Da un incrocio può nascere una piazzetta, da un tratto di strada un luogo di stazionamento. Ciò non implica per forza annullare la presenza degli autoveicoli. L'obiettivo è quello di far coesistere le tre diverse forme di mobilità principali: auto, biciclette e pedoni. Il verde in questo senso ha un ruolo decisamente importante, perché con la presenza di alberi, di arbusti, di fiori è possibile creare delle aree di soggiornabilità all'aperto molto interessanti. La differenza con le vie e le aree pedonali è notevole. Le aree pedonali, esclusivamente pedonali, non permettono la presenza di veicoli, mentre le vie abitabili, come qui stiamo intendendo, permettono la presenza delle auto, ma devono sottostare a una serie di regole ben precise per riuscire a coesistere con le altre forme di mobilità. Velocità ridotta delle automobili, estremamente ridotta, 20-30 km/h al massimo. Dissuasione della sosta selvaggia. Utilizzo dello spazio stradale da parte dei pedoni. Individuare delle zone strategiche, delle aree strategiche all'interno della città dove far convogliare le auto per il parcheggio. Questo libera le strade dal traffico dovuto alla ricerca del parcheggio e anche alle soste selvagge. Aumentare la possibilità di utilizzo da parte dei pedoni e delle biciclette delle vie che oggi sono esclusivamente o per la maggior parte veicolari. L'accesso di Largo Flaiano è molto importante per Varese perché è l'accesso sud principale della città. E per mantenere il genius loci di Varese, che è proprio il genius loci relativo al verde, quindi alla città giardino, ci troviamo di fronte al momento a un grande vuoto urbano pieno di traffico, di palazzi e soprattutto tagliato in due da una linea ferroviaria che è interrata. L'idea è quindi di riqualificare e soprattutto di rendere sostenibile la zona e creare un'unica grande rotonda che prevede un grande spazio verde contornato da serie di percorsi ciclopedonabili, può creare nuovi passaggi sia per i pedoni sia per le biciclette, senza interrompere il traffico che nella zona è veramente molto sostenuto. Varese ha recentemente completato la realizzazione di un percorso ciclabile che parte dalle stazioni in città a Varese e scende all'anello ciclabile del lago in corrispondenza della località Capolago. La scelta del tracciato ha voluto privilegiare l'itinerario paesaggisticamente più interessante e utilizzare e stare il più lontano possibile dalle maggiori strade trafficate.
Questa scelta però ha dovuto scontare l'handicap di alcuni tratti a forte pendenza, quasi proibitiva, e la rinuncia a collegare la città con il polo più interessante per l'area varesina lungo il lago, che è la località di Schirana. Una soluzione potrebbe venire dall'individuazione di un itinerario quasi solo mediante segnaletica che risalga dalla Schirana a Varese, passando dalla Rione di Bobbiate e collegandosi poi a Casbeno, più o meno vicino alla stazione. Il percorso ipotizzato non necessita di opere infrastrutturali, ma può essere realizzato anche soltanto con provvedimenti di segnaletica o di modifica delle regole di circolazione, tenendo conto poi delle esigenze di comfort e di sicurezza del ciclista. L'itinerario prescelto in salita potrebbe differenziarsi in parte dall'itinerario che invece potrebbe essere svolto nella discesa verso il lago. L'alternativa al percorso indicato dal comune e dall'associazione ciclisti può essere quello di allungare leggermente il tracciato, quindi andare in una zona più naturalistica, quindi dei campi e dei boschi del territorio varesino, a sud-est, quindi partendo dalla località Capolago, venendo sempre e volendo collegare la pista ciclopedonale del lago con Varese, si potrebbe intercettare quindi nella zona di Capolago, nella zona quindi dei campi e dei boschi, per arrivare ai confini con Gazzada Schianno e nella località Bella Vista, per poi riuscire a entrare in Varese vicino alle stazioni. Sui principi della sostenibilità. Mi occupo di sostenibilità e di bioarchitettura, discipline dicotomiche, dai primi anni del 90 attraverso un percorso di imprinting, forma istintiva di apprendimento autodidatta, perfezionatosi successivamente con l'applicazione in pratica. Arrivare ad un trasporto sia pubblico che privato nel rispetto dell'ambiente e non produrre emissioni nocive è un obiettivo di Varese. L'amministrazione ha predisposto 4 parcheggi intercambio, park and bus, e 13 ciclostazioni, bike sharing, biciclette pubbliche, tradizionali e a pedalata assistita. Varese si conferma protagonista nell'impegno di una viabilità sostenibile quanto a numero di vetture elettriche ed ibride in rapporto all'intero parco auto circolante. Quanto sopra indica delle modalità di spostamento in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli e precisamente l'inquinamento atmosferico e le emissioni gas serra, l'inquinamento acustico, l'incidentalità, il degrado delle aree urbane causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a discapito dei pedoni, il consumo del territorio causato dalla realizzazione delle strade e infrastrutture, i costi di spostamento a carico della comunità e sia del singolo. Gli strumenti per raggiungere reali risultati nello sviluppo della mobilità sostenibile sono già disponibili e sono la tecnologia, l'innovazione e il comportamento delle persone. La mia idea è una semplice proposta di variante alla ciclopedonale già esistente che circonda il lago di Varese. Praticamente è un bypass del centro abitato di Viandronno attraverso questi nuovi percorsi che partono dall'isolino Virginia attraversando l'area boschiva che sta alle spalle del centro abitato di Viandronno stesso e andranno a raggiungere un'area umida e paludosa che c'è tra Viandronno e Bardello.
che era la vecchia, il vecchio sedime del lago di Biandron, che adesso è un'area verde paludosa, umida soprattutto. E questo, tutto questo per poter offrire, come ho detto prima, una variante ciclopedonale all'interno di queste aree verdi umide e boschive di una grandissima importanza e dal grandissimo valore ecologico e di biodiversità della provincia di Varese. Tratto di pista o percorso ciclabile di buona qualità estetica e funzionale che colleghi via Lagugiari con via Manin, secondo un itinerario già previsto nel BC Plan del 2013 e nel PGT vigente del 2014, presenta diverse e buone ragioni, dando così origine a un volano di buone pratiche e comportamenti. Cittadella dello sport. Il Parco del Campo di Fiori è il nostro central park verticale, che pur appartenendo ad un territorio di un comune di poco più di 80.000 abitanti, ha al suo interno un ampio numero di percorsi naturalistici, oltre che una serie di edifici di rilevanza architettonica, storica e ambientale. Uno dei più importanti è il Grand Hotel del Campo di Fiori, che venne aperto al pubblico nel 1912, la cui progettazione fu affidata all'architetto Sommaruga, che fu capace di interpretare l'epoca e la bellezza di un territorio, sostenendo però la sua vocazione turistica, ma creando un imponente edificio in stile liberty, con tutte le avanguardie dell'epoca. Da hotel a ospedale, e poi di nuovo albergo, incapace però di resistere al cambiamento dei tempi, fu chiuso definitivamente nel 1968. Il Grand Hotel era raggiungibile con una funicolare dedicata, e lì vicino c'era il ristorante Belvedere, tutti realizzati dall'architetto Sommaruga e tutti oggi in uno stato di abbandono. L'idea progettuale si compone di più parti o fasi e consiste nel 1. Realizzare dei collegamenti comodi per le biciclette. Si potrebbe sperimentare un collegamento tra le stazioni e il parcheggio della vecchia funicolare mediante il sistema Bike and Bus, tra l'altro già sperimentato dall'amministrazione ma in un'altra zona, che consenta davvero di arrivare ai piedi del Sacromonte in biciclette. Servirà necessariamente a ripristinare la vecchia funicolare e attrezzarla per il trasporto delle biciclette, per chi vuole comunque arrivare in sommità, oppure riutilizzare il vecchio percorso al fine di avere un collegamento con la parte alta del parco, differenziando però percorsi nel bosco, mountain bike, da percorsi su strada, city bike. Non deve essere per forza uno spazio solo per giovani o sportivi, ma deve puntare davvero ad essere frequentato da tutti. Dai nonni, dai bambini, dagli adulti, dai giovani e non. Infine il punto 3, che è un po' il fulcro del progetto, è il Grand Hotel e il ristorante Belvedere. Obiettivo ultimo appunto del progetto sarà quello di farvi vivere, oltre che la funicolare, il Grand Hotel che è il ristorante Belvedere. William Morris diceva che l'architettura è l'arte che manipola il territorio e questo comporta per noi architetti e per gli urbanisti una grande responsabilità, perché il più delle volte le trasformazioni territoriali sono irreversibili, cambiano la città e l'economia e l'errore di uno viene pagato da tutti. Le maggiori città europee stanno creando nuovi quartieri in cui lo spazio pubblico sarà arricchito da piste ciclopedonali, in cui spostarsi con mezzi pubblici a piedi in bicicletta sarà la normalità. In tutti i casi esaminati negli ultimi convegni che parlano di città del futuro, indicano che c'è una sola strada, restituire la città alla città. L'ex sindaco di Bogotà, Gustavo Petro, che diceva che un paese è sviluppato non quando i poveri posseggono le automobili, ma quando i ricchi usano i mezzi pubblici e le biciclette.
Quindi dobbiamo fare una rivoluzione copernicana nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vivere la città, e dobbiamo comunicare ai cittadini come dovranno fruire nel futuro lo spazio pubblico. Ma per farlo occorre anche offrire ai cittadini degli spazi ben progettati, sicuri, degli spazi dove non ci sia pericolo ad andare in bicicletta o a camminare. Siamo qui per imparare a pensare in un modo diverso con l'aiuto del professor Deepa Rajapant, che ci ha aiutato proprio a elaborare questi pensieri e a darci nuove visioni e nuovi occhi. Grazie Deepak. Grazie a lei, Presidente. La città è un marchio, come prodotti, come compagnie, anche le città hanno il loro prestigio, il loro marchio. Quindi per essere attrattivi, la prima cosa che una città deve fare è deve rendersi vivibile. La vivibilità che crea la visitabilità è investibilità. Quindi il punto principale rimane la vivibilità. E nel caso di Varese e dintorni, a mio avviso, è un territorio di grande pregio di rilevanza estetica, dotato di una varietà di paesaggi esteticamente rilevanti, ricchi di anche risorse naturali, luoghi produttivi e industriali avanzati. Allora, questo territorio così particolare, così misto, ecco, non tanto distante dalle aree metropolitane, cosa ha bisogno per essere un grande marchio? Ha bisogno di vivibilità, ma il concetto di base è camminabilità al centro, al vertice delle priorità, attorno a qui creare una mobilità multiforme intermodale dove i grandi assi veloci e capienti siano collegati con piccoli assi locali, sia motorizzati che non motorizzati. E il secondo punto è la cultura, è la scienza. Quanto si riesce a creare una città laddove la cultura, arte, pensiero, letteratura, la produzione non materiale del benessere umano e dei beni umani, quanto riesce a produrre questo? Quanto si riesce a creare delle strutture e persone che producono cultura? Segnerebbero il destino di Varese e sui dintorni, non solo comune ma proprio il luogo, il sistema Varese, lo esalterebbero come una terra di cuore. Varese, per esempio, si è già destinata a diventare una città sostenibile e inclusiva per la qualità di vita straordinaria che ha un Central Park verticale, che è il grande massiccio del Campo dei Fiori, che è un territorio comunale che ha i suoi percorsi, le sue passeggiate, i suoi paesaggi mozzafiato ed è in città. E il termine sostenibilità vuol dire anche questo: avanzare lungo una strada che non impedisca alle generazioni future di realizzare le proprie aspirazioni e non solo limitare il nostro consumare e produrre immondizie, ma creare uno spazio vivibile dove stare bene. Ed è importante che una città sia progettata per i bambini, per i disabili, per gli anziani e per tutti. E una città con una mobilità dolce e con una mobilità sostenibile è una città inclusiva e quindi è una città per tutti. Siamo giunti alla fine di questo percorso molto intenso, fatto di volontariato, fatto di conoscenza, di apprendimento e di grande entusiasmo, perché in effetti ci vuole passione per il nostro lavoro e questi ragazzi di questo istituto lo hanno dimostrato anche con i loro progetti, con le loro GIF, con tutto il lavoro che hanno fatto con grande passione, e quindi non possiamo non ringraziare il loro professore Fabio Mattia, che è veramente stato straordinario. Il nostro grazie di cuore va al preside, alla past preside e al professor Deepak Pant, che ci ha onorato della sua presenza, e speriamo che questo video possa davvero dare i suoi frutti alla nostra comunità. Grazie a tutti. Per questo lo spazio deve essere misurato. Tutto questa scusa questa volta io non ho
la pavimentazione. C'è una mosca? È arrivata giusto. No, sì. No, stop. No, è bello. Con te adesso ti faccio un pernacchione. La cittadella dello sport. No, no, sì. Facciamo partire il microfono. Partito. Stop. Via, sei entrato. Partito. Azione. Riparto dalla frase. Cioè, che stavo dicendo. Sì, poi questo. C'è scritto batteria low. C'è la mia palla. In sede, vabbè, andiamo. Il posto, no, questa siamo anche togliere. Adesso? Sì. Pronti? Allora. Okay. Vale. No, niente, non mi viene. Sono bloccato. Non fermate, eh. Basta, che non proprio come. Vai, fai un po' di backstage. Questo è da ricordare come cosa. No. Ecco.